Buongiorno a tutti e benvenuti su Scudere. Oggi vi parlo di un appartamento situato nelle vicinanze dell'autostrada di Sesti Levante e ci troviamo in una zona molto tranquilla, poco trafficata perché sono strade private che portano esclusivamente questi stabili dove abbiamo questi appartamenti, questo tipo di appartamento. E la cosa interessante è che siamo circondati da parchi comunali, quindi abbiamo la possibilità di far giocare i più piccoli o passeggiare con il nostro cane. Detto questo, l'appartamento è un ingresso limite in soggiorno, cucina abitabile, due camere e doppi servizi. In più abbiamo quattro balconi e un posto auto. L'alloggio, come vediamo anche dal filmato, è totalmente ristrutturato, abbiamo marmo praticamente dappertutto, il riscaldamento è centralizzato. Adesso diamo una ampia carrellata su questo soggiorno. E proseguiamo. Mi ricordo ancora che la posizione è molto molto tranquilla perché ci troviamo in un'isola felice per la strada sottostante e la strada che porta esclusivamente in questo luogo, quindi non sono strade insomma centrali o trafficate, quindi ripeto, i più piccoli possono giocare con molta tranquillità. Questa è la cucina abitabile, molto grande. Vi faccio notare che tutte le pareti sono attrezzate della cucina, quindi è veramente grande perché lo spazio si vede anche dal filmato, anche se tutte le pareti sono occupate dalla cucina, abbiamo lo spazio per un ampio tavolo nel centro per poter mangiare. Sempre all'interno di questa cucina abitabile abbiamo una lavanderia, e continuiamo a filmare e a visionare l'appartamento. Secondo balcone, è possibile anche mangiare all'esterno, anche perché, ripeto, qui le macchine non passano, quindi c'è molta tranquillità e serenità. Proseguiamo nella zona notte, il marmo sempre che ci segue, e andiamo a visionare il piccolo bagno. Bagni ce ne sono due, questo è il bagno secondario, però che ha la sua doccia, anche molto grande. Ci spostiamo nella prima camera da letto. Vi faccio notare che ci sono molti mobili, eppure la camera risulta molto grande. Questo marmo è veramente molto bello. Questo balcone invece è stato utilizzato come una mini palestra, come vediamo è un balcone attrezzato. Anche qui ci soffermeremo poco, lo vedete verandato, ma è una veranda che si apre totalmente, quindi non ha bisogno né di essere condonata, può essere eliminata in qualsiasi momento. Ecco, questo invece è il bagno più importante, veramente un bel bagno. Come materiali qui abbiamo gres porcellanato e stiamo parlando di Ariostea, quindi materiali veramente di pregio. E andiamo a terminare nella seconda camera da letto. Ecco, questa camera ci mette un po' in difficoltà con il video perché c'è una grande vetrata, c'è un grande specchio, come vediamo, da questo armadio molto grande,
Però vi garantisco che è veramente una bella stanza, vedete anche la comodità nel passaggio tra il letto e l'armadio, ci confonde un po' lo specchio, sembra che sia più grande, però è già veramente molto molto grande come stanza. Terminiamo adesso con l'ultimo balcone che si affaccia su questo parco e con questo noi abbiamo terminato questo video. Vi ringrazio di aver visto questo filmato con Scudoré e alla prossima. Scudoré protegge il tuo sogno immobiliare. Scudoré e Scudo Gold verso la giusta direzione. Realizzare il tuo sogno immobiliare.